Allora, ci sono dei ribelli separatisti di Brandenburgo. Mi sa che è meglio utilizzare materie forti con loro. Cosa vogliono? Cedi Berlino, Potsdam e Brandenburgo a Brandenburgo. Ok. Trattamento duro. Pure provoca una rivolta. Si scateneranno 14 reggimenti. Allora, per placare loro, io mi sa che devo assolutamente migliorare un po' la produzione e le altre cose. Perché comunque i ribelli qui, autonomia, gli diamo l'autonomia, vero? Autonomia. Questo dovrebbe placarli. Ti sei iscritta? Sei una sub, Samasa? E perché non mi arriva il follow? Cioè, non mi arriva la sub. Comunque, prendi il frutto e magnatelo. E poi ci raggiungi. Mi delude un po' la musica, ragazzi. Il comparto audio è una merda. Cioè, a parte le quattro canzoni che si ciclano. Stabilità, ragazzi, soldi, riforma governativa. Riforma governativa. Oh, dovete decidervi tra Cesare e Dragon Cavalier. Volete la morte di sto papa o no? Che poverino, chi è il papa? Papa Innocenzio VIII. Quello morto al papa. Una settimana che ripete morto al papa. Ok, Columbia, ci vediamo stasera se riesci, alle 20, se ce la fai, ok? Ciao, una buona giornata. Si sta facendo il cattivo. A me siamo più forti al momento, cioè stiamo giocando bene. Minchia, non mi conviene, soltanto a Berlino conviene costruire il mercato. Da altre parti no. Questo. Minchia, questo diminuisce il costo delle costruzioni. Fanculo, fallo prima, no? Puoi comprare un'abilità. Ok, Embrace Rimescimento. Allora, aggressive espansion impact meno 10. Questo reclama. Ok, territori di confine, ok, war tax più adaptive combat terrain. Ok, faccio questo che diminuisce l'impatto sulla espansione aggressiva. Christian, il nostro erede. Ma perché Christian ti posso chiamarlo Cesar? Sì. Caesar. Cesar XII, ragazzi. Eccolo qui, ragazzi. Dov'è? Cesar XII von Wettin. Prego, Cesar, prego, questo è un incentivo a dare di più. Indulgenza, come sempre. Continua a crescere la nostra influenza, ragazzi, nel sistema imperiale. Purtroppo abbiamo soltanto due diplomatici, mi servirebbero di più. Goslar ha deciso che la coalizione è andata a puttane, quindi l'ha cancellata. Prossimo lo chiamiamo Dragon. Sì, Samata, c'è il Papa, eccolo qui, guarda. C'è Papa Innocentio VIII. Ha soltanto due territori, Perugia e Roma. Ha subito, Spoleto, Terracina erano loro. Comunque anche tutto l'Abruzzo.
lo controllavano per bene. Io adesso alla fine sto cercando di prendere influenze in Boemia. No, ma perché? Ma fanculo, perché la Spy Network con l'Austria? Ma avevo cliccato Boemia. Sì, ma proprio con l'Austria, siamo alleati. Boemia, che già sta rompendo le palle, è soltanto alleato con Saluzzo. E ecco, è tornato adesso anche Dragon Cavalier perché vuole la morte del Papa. Io devo vedere, ragazzi, se riesco a far crescere l'esercito. Mi servono più divisioni. I soldi fortunatamente ci sono. Casus belli, insulto diplomatico con loro. Ce l'hanno loro il casus belli, non io. Cioè non posso dichiarare guerra. Ah, ecco perché mi sta trasferendo il potere commerciale. Non lo voglio più. Ora posso sì dichiarare guerra. Ovviamente siamo in espansione aggressiva meno 111, ragazzi. Questo significa proprio dichiarare guerra a chiunque, morte sicura in partita. Bisanzio vive nei nostri cuori. Ma forse non esiste più, raga. Sì, infatti. Non esiste neanche una pigna di Bisanzio, ragazzi. Comunque, l'impero ottomano, ragazzi, è una potenza assurda. Almeno fino al 1600, ragazzi, non lo batte nessuno. Lo so che non ho, però Boemia ad esempio, se si sbriga a diventare mio rivale. Allora, chi posso scegliere come rivale? Boemia. Però ad esempio me più 207% è più forte di noi, ragazzi, Boemia. Quindi da solo ci massacrano. Posso chiedere come rivale Brunswick. Posso richiedere rivali come Turingia. Però non lo so, ragazzi. Turingia è un probabile alleato. Ad esempio, no? Questo di qui potrei chiamarlo come alleato. Turingia. Io con loro dovrei avere un casus belli scadenza. Ma anche no. Qui interviene comunque l'Austria. Sì, Venezia e Genova, la riprendenza per Gerusalemme. Dai, Nico, assassina il Papa. Cioè, prendo Gerusalemme e ammazzo il Papa, ragazzi. Proprio è una, cioè, una prassi proprio logica nel discorso. Proprio blasfemia, portami via. Allora, io sto pomeriggio pensando che la logica mi porta invece a schierarmi contro Boemia. Anche perché quando durerà ancora la guerra contro di loro, la tregua? Allora, cosa sono qui le tregue? Con Boemia fino al 1400, quindi praticamente adesso, due mesi. Con Brandenburgo fra 4 anni, 6 anni, sì, fra 6 anni, 1400, alla scoperta dell'America praticamente, quindi avrei il tempo per conquistare altri territori. Chiami una provincia Gulash e impaliamo il Papa. Ma prima ne eravate per la morte del sultano, raga, adesso lo amate. Cioè, comunque ricordo che la Transilvania è in mano polacca, quindi
Morte sultana, ok. Non mi sembravate voi, infatti. Ma dove sti cazzo di presagio? Stanno mangiando la mia stabilità. Devo fare scendere un po' sta corruzione. Ok. Tre alleanze, ragazzi. Ciao Toretto, benvenuto. Cambiando discorso, mi hanno regalato un libro di Banana Yoshimoto ed è tristissimo. Sembra piangere, sta la protagonista. Ma chi è Banana Yoshimoto, ragazzi? Qualcuno di voi lo conosce? Ma come fai, Cesare, ad assassinare il Papa? L'assassination of Papa? Ti devi infiltrare ovunque. Cioè, poi ho un rapporto col Papa quasi di fratellanza. Cioè, il papato sta crescendo, ragazzi. Guardate qui. Riforma, desiderio di riforma 82%. Forse riusciamo a convertirci, ragazzi. Allora, vediamo se invece io riesco a fare rivoltare qualcuno qui. Altro spy network qui. Voglio rifare rivoltare Anhalt e vediamo se gli cedo mi cede la provincia. Quindi vado a reclutare dei ribelli separatisti, visto che loro non possono raggiungere i miei territori.
stanno lavorando alla grande. Forza, cresciamo pure in termini di esercito. Finalmente abbiamo sbloccato uomini d'armi. E la cavalleria è sempre la solita merdaccia. Vediamo se possiamo fare crescere l'esercito ancora. No. Possiamo fare crescere un po' la manifattura. Un anno, ragazzi, si dichiara guerra nuovamente. Stenberg abbiamo richiesto prima. Quanto cazzo ho bisogno adesso? 35. Non mi bastano i punti perché sta tornando a scendere. Fanculo. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, io continuo a volerti bene, Boemia, quindi magari faccio un pensierino alla nostra bella alleanza. Eccolo Cesar che ritorna sui suoi passi. Mi mancano sta tregua. Giugno 1492. Prestigio o tasse? Prestigio. Corruzione a zero, ragazzi. Scuoia il papa. Oh, ma siete pericolosi, ragazzi. Siete pericolosissimi. Papa è buono, è tranquillo, se ne sta lì. Io ogni tanto mi pago l'indulgenza. Salisburgo, Salisburgo gli devo andare qualcuno. Quanti guai, vedi Samasa? Sono terribili questi qua. Vabbè, Brandenburgo, ragazzi, è stato dilaniato ormai. Presto ci togliamo tutto. Ormai è finito. A giugno, ragazzi, era questo, eh. Madonna! Si è evoluto, ragazzi. Wolfast è diventato. Wolfast è evoluto in Pomerania. Basta più alleanze. È il momento di attaccare, ragazzi. Glory with Saxon B. Te rientra. Perché è il momento di dichiarare guerra. Prendiamo Prignitz. Stenberg. Ok, salviamo nuovamente. Facciamo questa guerra, ragazzi, e poi stacchiamo la live. Già sono le 5. Si va. Stenberg. Mi porto Bromwich con me. Conmigo. Amunine Carusi. Quelli mi seguono a me. Vai, non mi seguire. Te cerca di conquistare quella provincia. A stavolta siamo più forti, dai. Si vede. Si vede, dai, si vede, si vede, si vede. Fai il giro del mondo per venire a sbucarmi sotto. Stavolta li annetto, ragazzi. 5 territori. Se riesco li annetto. Questa canzone fa cagare. Gli la salto. Mi cedi il controllo, per favore, di questa provincia, che vorrei annetterli. Questa chi la dà? Beh, dai, anche se le dà a loro, dai, che se ne frega. L'espansione non è tantissima. In via domanda.
un territorio ai miei alleati di Brunswick, quindi beccano un bel punto di fedeltà, quindi 18 favori. E io mi sono preso gli altri, raga. 1, 2, 3, 4. Dai, stiamo crescendo, dai. Adesso mi sa che il mio rivale è proprio... sono proprio loro, raga. Ce l'ho proprio accanto. Devo stare attento adesso, ragazzi. Prima di staccare, assassina il Papa, come sempre. Pomerania aggiunge che siamo arrivati. Ok, quindi anch'io sono vostro rivale. Il problema è che loro hanno un esercito molto più grosso del mio. Mi servono alleati più forti, ragazzi. Mi sa che adesso... cavolo, la Polonia... potrebbe nascere una bella amicizia. Anche perché con Boemia sto cercando di riparare la situazione. Con Polonia pure, col Portogallo non mi interessa più queste relazioni. Però adesso il problema restano altri. Sto Glokov, che sono comunque polacchi. Vorrei fare un favore a loro di togliere gli stili ribelli qui. Ma non si può, dai. Salvo. Salvo in un altro salvataggio. Faccio 2-1, così, per sicurezza. Non vorrei che l'esito di questa partita andasse a puttane. Ma come te lo ammazza il Papa? Cioè, a parte che 200 la cosa papale. Cioè, facciamo un secondo, vediamo, facciamo arrivare qualcuno. Non c'è assassino il Papa. Al massimo faccio... creo una... questo. Vediamo che succede. Controspionaggio. Quindi dovrebbe velocizzare l'iter di raggiungimento. La Madonna mi ha parlato. Basta che crei un complotto. Ma come ho creato un complotto? Qua non ce n'è complotti. Ti ricordo che quello dei complotti è Crusader King, non Europa Universalis. Non confondere i giochi. Comunque non c'è neanche tipo assassina, sovrano, agitazione liberale. Anche provando, ci sto provando, per farti contento. Non si può, non si può, non si sblocca nulla.